Che belle differenze, ragazzi, sentite la gamer Nantaloria, un nuovissimo video. Allora, ragazzi, scusate dell'attesa dei video che non sono usciti, però raga, ho avuto degli impegni, così, e ho deciso di voler portare un video diverso dal solito, perché voglio portare un videotornio, ecco appunto. Sono qui, ho iniziato un evento da 4 biglietti, ho appena iniziato e ho messo usando il mazzo di Lillabon, così almeno da vedere che ragazzo che non è un po' questo mazzo, non è veramente bene. Consigliatemi qui sotto nei commenti, raga, se volete vedere qualche mazzo, oppure scrivermi qualche informazione di qualche mazzo che potrò utilizzare. Almeno così anche per poterlo provare in competitivo. Se volete altri video del genere, fatemi sapere sotto i commenti con i like. Mi raccomando ragazzi, ho già fatto vedere tutti i video, non sono iscritti, quindi iscrivetevi. E allora, vediamo un po'. Allora, io sinceramente i tornei ne ho giocato veramente pochi. Questo sarà il mio quarto torneo barra evento. Aspettate un po' ora, no? Mi sento la voce, mi sa che è troppo forte. Ok, appunto ragazzi, fatemi sapere se volete anche altri video specificamente come le portate altri. Più o meno un mesetto fa, non mi ricordo quanto tempo fa, oppure al video di altri giochi, roba del genere. Ok. Anche se raga, io penso che tra poco porterò video totalmente diversi da quelli che... Cioè, sempre con la Pokémon amica. Poi porterò anche altri tipi di video che non avranno niente a che fare con i Pokémon, tipo di altri giochi, spero che a voi piaceranno. Quindi fatemi sapere più sotto nei commenti che giochi volete vedere. Consigliatemi voi anche più sotto dei giochi così via da portare. Poi c'è anche perché vorrei completare anche un pochettino anche per vedere cosa volete vedere e così via. Allora, ho fatto evolvere. Matrice. Scusate se non parlerò così tanto durante questo video, però di solito gli eventi non sono come giocare online normalmente. Quindi spero di non stare zitto tutto il tempo, cioè. Ok, usiamo molto così questo tre punti. Ok. Non male, però. Se voglio fare di meglio. Quindi circa famiglia, così adesso mi posso prendere i gruppi. Allora, Rakdos sicuro. Non boh, poi ci pigliamo Snorlax, sicuramente ci prendiamo. Io mi prenderei anche i gruppi, così che non posso fare lui la bomba. Allora, vediamo un po'. Allora io direi di iniziare dopo, se ce lo fanno fuori, di mettere Maractus, che almeno è base a 110 di vita e con una sola energia mi fa 10, 20 di danno. Non faccio piano perché vabbè, ma è una cosa che si sapeva. Sì, Malacca. Allora,
Ragazzi, dammi anche consigli su come poter utilizzare questo mazzo, visto che è bambino, bimba, non so, quello bimbo. Questo mazzo è un po' non posso raggiungere. Ah, questo è interessante. Vediamo un po', vediamo un po'. No, gruppo, non mi interessa, certo. Eccolo qui, il piccolo. Qui Suoki, ragazzi, non so come si pronuncia, fatemi sapere anche tutti da me, perché lo sapevo pronunciare Suoki. Poi no, se ci sono esperti in Pokémon non mi vuole chiamare, perché diciamo queste evoluzioni, cioè queste generazioni che non le ho seguite chissà quanto, perché come già spiegato in altri video mi sono allontanato un po' di più dal mondo Pokémon, motivi di scuola, roba varia, quindi non ho seguito tantissimo le nuove generazioni, ma le sto recuperando pian piano. Vediamo un po', scambio con... cosa fa questa cosa? Ma raga, non sto vedendo perché questo Pokémon cosa fa? 51 secondi. Perché? Raga, io metto Snorlax, non posso farne niente. Devo attendere delle carte energia. Dammi una mano te. Dammi carta energia gentilmente. Uff. Dai, uff, però. Cioè, raga, tutto quello che mi serve, tutto quello che mi ha dato è quello che non mi serviva in totale. Ok, io già me lo faccio per la boom. Solo l'unico problema di Rillaboom. Mi servono 3 energie per iniziare ad attaccare. Mi fa 90 di danno. Però fa 10 danno anche a quelle che stanno in panchina. Che è sto coso? Bosco Smeraldo. Una sola volta durante il turno di ciascun giocatore, quel giocatore può scartare una carta che ha in mano base, la mostra e la aggiunge alle carte che ha in mano per rimischiare le carte del suo mazzo. Ma scusa, come funziona? Scartami lui. Ah! Ho capito, quindi lui in totale fa uso questa carta perché so che il suo Pokémon fa 60 di danni in più quando scarta una carta. No, ho capito, vabbè. Ad averlo saputo prima, raga, avevo tutte quelle carte che in realtà non ho utilizzato, che ho messo in panchina Pokémon che in realtà possono servire solo di contorno, diciamo. No, perché lui è solo... Già non so più di Allora, io direi di fare così, guardate. Allora, diamo l'energia. Poi, lei cosa mi fa? Mica me lo cura. Scarta il ghiaccio che è in mano e pesca 7 carte, no? Diamo la pozione. Ne posso dare un'altra? Sì, che ne diamo un'altra. In modo tale da tenercelo per bene. E ha appena 60 di danno, quindi lo curiamo con l'agente del... E così è vivo di nuovo. Però non posso usare Oppo, mi sa. No, raga, no. Per me va bene così il turno. Così al prossimo turno metto... Ok, ragazzi, in totale se metto lui, il prossimo turno gli riesco a buttarglielo giù. Bandicoot. Però raga, la cosa migliore sarebbe fare tamburo attacco, cioè fa 180 di danni, però lo puoi usare solo una volta ogni 2 turni. Dopo le persone, giusto?
Durante il prossimo turno questa Pokémon non può usare tamburo attacco. E lui scarta Aipo. Rintrucco. Guarda, il vero problema è che io mo no, non avendo anche. Cioè, a me farebbe. Mi andrebbe meglio se lui utilizzerebbe le carte acqua in gioco, ma lui sta mettendo solo Pokémon di tipo normale, quindi per me è un po' un problema. Diciamo così. Su usare scambio, usiamolo. Ecco qua, usiamo questo, vai. Ah, posso abbiamo scambiare i due Pokémon. Ora con la Mega Ball. Guarda le prime 7 carte del tuo mazzo, poi mostra un Pokémon presente. Tra l'altro, vediamo, vediamo, vediamo. Mi prendo Grookey così è già un altro. Allora, già un altro Rillaboom. Quindi adesso se io lo metto in panchina, se io lo metto in panchina adesso e faccio l'attacco con Rillaboom, io dovrebbe andare giù. Infatti perché io ho 110 di danno. Ok. Ma adesso lui è costretto a dover mettere carte di tipo acqua, perché non può mettere carte normali. L'unica carta normale che ha il lui Aibun. Ma io in realtà io penserei a fare così, cioè io ne metto un'altra. Ma no, dove è andata? Io gliene metto un'altra, sì. Ma cosa faccio? Io prendo e attacco normalmente con il rullo di tamburo, perché visto che questo va solo 70 di vita. Infatti. Raga, non so se dividerò su più parti questo. Io penso che dividerò in più parti il video. Perché non penso che farò un unico video, perché poi verrebbe troppo lungo. Una battaglia già dura intorno ai 12-13 minuti. Vediamo, vediamo, vediamo. Raga, mi devo muovere perché mi rimangono solo 3 minuti e 57. Meglio mi si piove però. Raga, attacco e basta, sì. Tamburo attacco, vai. Raga, ho usato tamburo attacco perché così io lo faccio fuori a Kyogre. Perché Kyogre fa paura, cioè poteva anche buttarmelo giù immediatamente. È solo 110 da boh, perché io gli faccio debolezza, quindi io gli faccio debolezza perché è un tipo acqua, è un tipo erba. Infatti. E poi ho ancora 110 di vita, quindi se si tolgono tutto avanti. Rullo di tamburi, vediamo qua. Perché non voglio, diciamo, perdere così un incontro. Perché sono 2 minuti e 54 di tempo. Ok.
out. Mettiamo Brook. Ma ne dubito che riesco a fare tutti i danni che mi servono. Mi sa che la vince però. Non lo so. Io uso sempre Camilla poi. Cioè, raga, è una sfida contro il tempo questa, non si può fare niente. Io spero che non abbia trovato un'energia. Perché memoria? Cosa fa memoria? È tosta, veramente, cioè è dura, raga, è dura. Totalmente dura, raga, non si può fare niente. Cioè, o lui crasha internet, o per sbaglio abbandona la partita, perché già non si può fare niente. Buono, è forse. Se devo giocare meglio c'è niente da fare. Vabbè, vediamoci il premio che abbiamo preso. Per almeno un pacco, qualcosa, un pacchettino. Dai, una bustina. Non è che 25 monete. Danni inflitti 1030. Ragazzi, non si può fare niente. Io faccio abbandonamento. Ragazzi, da noi alla prossima. Ci sentiamo alla prossima. Ciao.